Capitolo 9 Balls and Beans Uptown 6 maggio 1951. Nuovo bozzetto sbloccato e chi se ne frega. Ma è notte a giudicare? No, ok, è mattina. Ok, allora posso rispondere senza incazzarmi. Pronto? Vito, abbiamo un problema. Prendi una pistola e vediamoci al bar e cerca di procurarti un mezzo decente. Va bene, ci sarò. E la domenica è fottuta. La domenica è fottuta. Vai a incontrare Eddie al Maltese Falcon. E io dimentico sempre i vestiti. Sapete, vi dico stavolta. Facciamo le cose in grande. Becca di questa. Col cappellino. Voglio vedere chi caspita si deve mettere sul mio cammino ora. Siamo noi con la forza. Quindi apri. Polizia. Questo è l'ultimo avvertimento. Apri Polizia. questa dannata porta. Apri, polizia. Senti, sappiamo Ah, che ecco sei in giù. casa. Polizia. Apri la porta. Quello è lo stesso tipo che mi ha Vogliamo solo farti qualche arrestato. domanda. Via. Meglio non Se non impicciarsi. apri la porta, lo facciamo noi con la forza. Ha detto trova un'auto decente. Tutte le mie auto sono molto belle. Questa qui. Una Roller GL300. Peccato non si possa cambiare il colore, credo. Qua c'è sempre traffico perché la gente... Sì. Tutti quanti vogliono andare lì e fermarsi a quel cancello, è una tipica meta turistica. Forza, muoversi! Oh, guarda dove cazzo Tutto a posto. Guarda com'è curveggiante, guarda. È un color... cos'è? Rame. È tipo... rosso ramato. Guarda, i comuni mortali guidano a destra e a sinistra, io guido al centro della strada. Anche veloce quest'auto. Aia. Ce l'avrò sulla coscienza. No, il davanti era così bello. Ma la sono andato a cercare. Ma sì, io guido in mezzo alle siepi. Io penso fuori dagli schemi. Vedo strade e percorsi dove gli altri vedono limiti e barriere. Guarda, tutti che guidano a destra e a sinistra, io nelle siepi. Faccio tutto in retromarcia adesso. No, a quanto pare no. A quanto pare sì. A quanto pare no. Non è facile però. Così non vedo neanche dove vado. No, aspetta. No, aspetta. Cambia, cambia. Ok. Lo sapevo che avrei fatto un incidente.
difficile da governare in retromarcia. Gli alberi qua sono indistruttibili però. Tanto sono in uniforme, nessuno mi può dire niente. Ciao Eddie. Ciao Vito. Che succede? Volevo presentarti una persona. Vito, lui è Carlo Falcone, il capo della famiglia. Piacere, signor Falcone. Vito! Allora, Vito, che cosa ne pensi di Alberto Clemente e Luca Gurino? Beh, onestamente, signor Falcone, quegli stronzi hanno provato a fregarmi $5,000 e poi mi hanno lasciato marcire in galera. Bene, perché quei due si stanno preparando ad attaccarci. Così sembra proprio che dovremmo fare qualcosa noi, prima che la facciano loro. Eddie ti dirà il resto. Sono sicuro che non mi deluderai. Arrivederci. È stato un piacere, Vito. Che sta succedendo qui? Ieri notte è sparita una macchina con sede ai nostri ragazzi. In città si dice che forse Luca c'entra qualcosa. Chi è sparito? Harvey Binns e i due che dovevano proteggerlo. Tony Bowles e Frankie l'Irlandese. Ok. Binns è il contabile di Carlo. Se quello parla, siamo fottuti. Che vuoi che faccia? Voglio che lo aspetti davanti al Freddy se lo segui per vedere se è coinvolto. E poi? Se scopri che ha qualcosa a che fare con questa storia, lo fai fuori. E se qualcuno dei nostri è ancora vivo, provi a liberarlo. Cerca di trovarli prima che si mettano a parlare delle nostre operazioni. Dove pensi che andrà? Ma non ne ho idea. Quindi vai preparato. Usa una macchina veloce e cerca di avere delle armi. Nessun problema. Ok, passa di qui quando hai finito. E Vito, non parlare a nessuno di questa storia. Capito. Lavoretto un po' complicato. Buongiorno, signore. Abbia cura di sé, signore. È abbastanza diverso dagli incarichi svolti fino ad ora. Ho paura di attraversare perché in questa città ho visto certa gente guidare in maniera assurda. Prima c'era uno che si è fatto tutto un viale in retromarcia. Un tempo era bella sta macchina, ora non lo so. Questa è l'auto di Luca. Allora, dove sei, Luca? Eccoti. Ok, cominciamo. Non devo avvicinarmi troppo e Luca non deve assolutamente vedermi. Quindi un pedinamento furtivo. Non devo perderlo di vista, ma non devo avvicinarmi troppo. Sarà interessante. Il problema è se arriveranno pattuglie di polizia. Quindi oggi è avvenuto il primo contatto con il capo della famiglia Falcone. È stato un incontro un po'... me lo immaginavo diverso, ecco.
stai andando, Luca? A Riverside? Quanto pare Luca ha fatto un incidente. Quanto pare anch'io ho fatto un incidente. Sfascia carrozze di bruschi, forse. No, Mike non si fa coinvolgere in queste cazzate. Tra l'altro questa macchina tutta sgangherata non attira assolutamente l'attenzione su di sé. Assolutamente no. Ma certo, di Clemente, ma certo! Eddie aveva ragione. Ok, devo entrare là senza farmi vedere. Airborne, vabbè, perché era nei paracadutisti lui. Però ho conservato tutte le mie armi, anche se ho pochissime munizioni, porca miseria. Devo trovare il modo per entrare. Filo spinato. Posso nuotare? La fogna. Forse è di là. Oh no, non la fogna, dai. Scusami, se vai di qua, nuoti. Mi piace, non ho il costume. Vito, sei poco furbo però. Basterebbe fare 3 metri in acqua, arrivare lì e sei dentro la fabbrica. Invece no, niente, insuppiamoci nella fogna. Forse riesco a toglierla. Mio Dio, che puzza. Ti piace ancora st'idea? Qui non sono permesse armi. È un luogo così rispettabile che le armi qui non... Ho paura di guardare verso l'alto. Merda, quel cane può essere un problema. Oh, che schifo. Se Luca si è fermato solo per delle bistecche, credo che ammazzerò qualcuno. Spero che quel qualcuno non sia io. Cosa non si fa per scalare i ranghi nella mafia? Nasconditi, e dove? Minchia, ma mi stare zitto! Che c'è qualcuno là? Non c'è nessuno là, hai visto? Quindi stai zitto o ti usiamo per le polpette. Stupido botolo. Merda, eccoli là. Ora sei mio, piccolo stronzo pelle ossa. Muoviti, ti copro! Che hanno? Uccidetelo, idioti! Sei stato riconosciuto? Ma quando? Ma dove? Ok, meglio muoversi. Trovo un modo per, scusami, non farti vedere o il ragazzo... I ragazzi di Falcone verranno uccisi. Se n'è andato. Oh, stupido canide. Ecco perché preferisco i felidi. Un gatto si sarebbe leccato 3 volte. Mi avrebbe guardato. Avrebbe fatto meo per dei croccantini. Poi si sarebbe leccato altre 3 volte. Fine delle controversie. Invece il cane
è geneticamente programmato da madre natura per abbaiare. H24 al nulla cosmico. Oddio, in questo caso specifico aveva dei buoni motivi per abbaiare, ma i cani di solito... Senza offesa per chi ha un cane, niente, io sono del club dei gatti, tutto qua. Tutto questo sangue è solo perché questo posto è un macello o... ci macellano anche le persone. Salva i tuoi uomini e scopri dove vengono tenuti in ostaggio. Cazzo. Mi faccio solo una cazzo di sigaretta, rilassati. Già, questa l'ho già sentita. Sì, quello porta un cosciotto di prosciutto come se fosse una clava. Questi suoni non credo provengano da una mucca che va al macello. Suppongo di sì. Insomma, mica il grande. Stavo pensando. Ma che cazzo di roba? Sarà stato uno dei maiali. Cosa? No, non era un maiale, sembrava più. Ma te le lavi le orecchie. Era un maiale. Lasciami. Allora? Pensi sì, ancora di ritirarti? Ehi, ma sei nuovo qui. Già, forse il mese prossimo. E torna la prima. Quello non sarà l'unico allora maiale a urlare. Ok. Stavo pensando forse, sai, a fare il doppiatore. Il doppiatore. E che diavolo ti assumerebbe? Beh, a quanto pare è stato assunto per doppiare quel tipo in questo gioco. L'hai chiuso. Forse se faccio in fretta. Ehi, voi due, il turno però è qua finito. È chiuso pure. Come, il turno è finito? Avete la merda nelle orecchie, ho detto che per oggi avete finito. Ma non ho finito di battere la carne. Non farmelo ripetere, il turno è finito. Fuori dai coglioni. Va bene, non c'è problema. D'accordo, andiamo. È la prima volta che sento un operaio che vuole lavorare più del previsto. Staccano vista. Sentono suini che si lamentano, poverini. Però questa sofferenza è necessaria per creare il salame, quindi approvo. Non posso spiare prima di aprire. No, niente, mi sa che comunque devo andare dov'è l'obiettivo. Lì dice scopri dove sono tenuti, ma... mi sa che non devo scoprirlo, cioè devo andare alla meta e basta. Sì, arriviamo. Sì, arriviamo. Un amico mi ha dato il nome di una puntata sicura. Ti dico che vincevo una fortuna. Pensare che non sappia della droga. So dove avete preso i soldi. Falcone pensa di aver messo su una buona attività, ma non se la caverà. Allora, come l'avete portata negli States? Io non so niente. Sono solo un contabile. Prendeme per il culo, stronzo. Vuoi finire come il tuo amico qui? Su, guardalo. Guardalo bene. Ti crede più forte di lui? Quando finiamo con te, ti mettiamo in una di queste macchine e poi ti tretiamo. C'è solo da vedere se magari sarò abbastanza buono da ucciderti prima, stronzo! Oh. Che cos'è questa minchia di puzza? Oh. Ehi, c'è qualcuno laggiù! E tu che cazzo sei? Minchia, chi sei, capitan sacco di merda che è venuto a salvare il mondo? Chiudi quella cazzo di bocca! Ehi, io ti conosco. Sei l'idiota che girava con quel coglione di barbaro. Pensavo che stessi ancora marcendo in galera. Ma cosa cazzo crede di fare qui? Mi manda Falcone.
Non è contento che stronzi succhiacazzi provino a trasformare i suoi ragazzi in carne attrita. Così ti sei messo con Falcone, eh? Beh, sai che ti dico. Se sapessi davvero come stanno le cose, preferiresti essere ancora in prigione. Ma comunque ora non importa. Cazzo. Su, Sammy, più qui. Però non vale, inizia lo scontro e quello già sta attaccando. Spezzagli il collo, Sammy. Ho imparato un paio di cosettine in prigione. Ah, lui è più veloce di me a fare la combo, quindi devo purtroppo solo contrattaccare. No, devo solo contrattaccare qua. Ma sono vista veramente brutta. Ragazzi, lo lascio a voi. È veramente strano comunque sentire il doppiatore di Plankton di SpongeBob. Hai cercato di fottere i tipi sbagliati. Fare un mafioso. E te chi cazzo sei? Dobbiamo un favore. Ti manda Eddie. Merda. Povero Frank. Scusami, ma l'altro? Erano in due. Ma l'ha ucciso lui? Vince, sta qui. E non uscire finché non torniamo a prenderti. Ok, ok. Però non vi scordate di me. Ok, ragazzi? Ha una pistola! Ho anche un fucile. Oh! C'è gente! Fanculo, mi hai mancato! Non male, ragazzo, non male. Bene, Vito, prendiamo quel piccolo stronzo. Sì, non darmi ordini, però. Quel succhiacazze si piscerà sotto. Come siamo volgari. Che succede? Li avete già uccisi. Già, sono morti. E indovina chi tocca. Un sacco di gente con un sacco di pistole. Sta già venendo qui. Merda, è troppo tardi. D'arriva. Su quei calci. Vito, io entro, coprimi. Ok, ragazzi. Oh, stronzo, sono qui. Ottimo lavoro. Wow, che sparatoria. Sono bravo. Pochi colpi però. Adesso è rimasta solo la pistola. Quanti siete? C'è tutta Palermo là fuori. Vito, fagli vedere. Tutti i mafiosetti italoamericani di sto posto. Bel lavoro. Ora prendiamo quel cazzone. Toc, già, toc. Prima che faccia altre telefonate. Dai, fammi entrare. Fangulo. Toc. Provate ad entrare. Scusami, qua ci sono 10.000 finestre scassate. Perché non usciamo da qua? Non potete, vero? Tommy, mi ha attaccato.
Ah, lui non è fuori. Ah, ok, ho capito male. O forse no. Merda. Così non ce la faccio ad aprirla. Già, ci serve qualcosa di pesante come... come un ariete. Ci sono. Un ariete? Useremo quel carrello. Cazzo. Fottuto figlio di che... Dai, cazzone. Non sa neanche cosa dire. Essere furbo, cazzo. Pensi di essere tanto furbo? Avanti, prova. Figlio di puttana. Che sta facendo? Vieni qui, bastardo. Cazzo! Ora ti faccio vedere com'è, brutto stronzo, figlio di puttana, buono a nulla! No, 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 aspetta, no! Mi diverto un po' con Luca prima di tritarlo. Puoi farlo anche tu. Grazie del pensiero, ma... Non ti piace vedere il sangue, eh? No, non mi piace vedere Luca. Ti capisco, ma non sai che te perdi. Mi sa che inizio con quel pungolo per il bestiame di cui blaterava. Già, Eddie voleva che me ne occupassi di persone. Non preoccuparti, così ci vorrà solo un po' più di tempo. Sto minchione non merita una morte rapida. Posso darti torto. Ok, allora vado. Puzzo come un cesso, devo lavarmi. E di Ed di non preoccuparsi di Luca. E Vince, apri la porta, è tutto finito. Tu? Sei ancora vivo? Già. Che ti aspettavi? Senti, prima di andare a casa, vuoi darmi una mano con la bella addormentata? Lo sai? Non è affatto male come idea. L'ha detto con un tono... Accogli fucile a pompa. Ok, lo prendo così. Perfetto, avrò anche questo a disposizione. Molto utile nei combattimenti ravvicinati. Assolutamente. Buon vecchio pump action shotgun. E sì, direi che è il caso di fregare la macchina a Luca. Cos'è sto stemma? Questa è una macchina vera di qualche modello dell'epoca o sa sono inventata di sana pianta? Frigate. Schubert Frigate. Sì, la pronuncia dovrebbe essere Frigate, non Frigate. Guarda che bel nero. Guarda com'è in contrasto con l'interno rosso. Le gomme bianche. Mi piace. Però mi sa che devo aprire qua il cancello. Oh. Così, sono talmente forte che camminando sposto le cose. No, ok. Non credo questo cancello voglia rispettare le leggi della fisica perché si muove... cioè è di ferro ma si muove come se fosse, non lo so, di cartapesta, guarda. Ok. Cosa da fare? Una doccia. Questa vorrei, se possibile, riportarla a casa nel garage. Anzi, sai che ti dico? Facciamolo. Perché a volte alcune missioni finiscono quando tu vai a dormire, altrimenti non finiscono. Invece altre, cioè, finiscono da sole, per i cacchi loro. E non vorrei perdere quest'auto, se vado a parlare con Falcone e finisce la giornata, mi perdo questo bocconcino a quattro ruote. Quindi lo vado a mettere in garage... E insomma, vi faccio un breve Deus Ex Machina. Ci vediamo poi da Falcone.
Ok, ho salvato la macchina nel garage, quindi adesso dovrei essere in grado di riprenderla tutte le volte che mi va. Poi ho cambiato la targa, vedete qualcuno. E in officina ho notato che ci sono diverse personalizzazioni. Il colore della vernice, però io ho lasciato questo perché mi piace, questo nero così. Si possono anche cambiare i cerchioni e robe così, però non ho molti soldi. Ho solo 532 dollari, preferisco conservarmeli. Visto che sono passato da casa, mi sono anche fatto una doccia, cioè ho cambiato i vestiti perché non mi sembrava il caso di tornare sul posto di lavoro in quelle condizioni. Questa macchina non solo è bella, ma è anche molto molto veloce. Non riesco a capire se è sulle strisce e quindi magari il carro attrezzi me la porta via, però credo di no. Perfetto. Ai ai. Sì, posso scassarla quanto mi pare, tanto ora che l'ho salvata nel garage. Oh, ma questo è pazzo. Certa gente veramente non sa proprio guidare o parcheggiare anche. Ehi, Vito, ce l'hai fatta? Ehi, Eddie. Oh, bel vestito. Ehi, che succede, ragazzi? Perché gli abiti da festa? Vito, stasera il signor Falcone ci fa entrare nella famiglia. Io e te ci promuovono. Ma dai, stasera? Già. Davvero? Oggi. Perché non me l'hai detto prima? Che dobbiamo fare? Lo scoprirai. Ma prima c'è una persona che vuole fare due chiacchiere con te. Leo, che bello rivederti. Che ci fai qui? Ehi, ragazzo. Volevo parlarti di quello che succederà stanotte. Vieni a sederti qui. Va bene, certo. Ehi, grazie ancora per il tuo aiuto e per avermi fatto uscire di prigione. E ora mantengo la seconda promessa che t'ho fatto. Seconda promessa? Già. Ti avevo detto che quando avremmo reclutato avrei fatto il tuo nome, no? E ora è fatta. Tu c'entri qualcosa con questo? Ma lavori per Frank Vinci? Sarebbe stato bello averti nella famiglia, ma ho pensato che Joe è il tuo miglior amico. Siete cresciuti insieme, come me e Frank. E dato che Joe ha lavorato per Carlo, quando tu stavi dentro, io ho suggerito di prendere anche te, insieme a lui. Grazie, Leo, io... Non devi dire proprio niente. Né a me, né a nessun altro. È così che funzionano le cose, Vito? Sì. Ora andiamo. Meglio non farli aspettare. Va bene. Ci vediamo di sopra, ragazzi. Di che parlavate? Niente, solo abbiamo parlato dei vecchi tempi. Come quando a Leo gli è caduto il sapone? ok, basta così, andiamo. Cazzo. Siete proprio due bambini, giuro su Dio. Ok, aspettate qui. Statemi a sentire. Vi chiamo uno per volta. Quando siete dentro, fate quello che vi dicono, ok? Joe, entra. Ehi, in bocca al lupo. Se l'avessi saputo che questa era la gran sera, sarei vestito un po' meglio. Sembro un coatto. Va bene, tocca a te, Vito. Signori, questo è Vito Scaletta. Vito, sappi che questa famiglia noscia è cosa segreta. Stai entrando in un gruppo ristretto. Un gruppo che non esiste per tutto il resto del mondo. Da oggi la famiglia noscia sarà per te più importante della famiglia tua, o di Dio, o del paese. Se ti dico di uccidere tuo fratello, tu lo uccidi. Fammi vedere quale dito preme il grilletto. Ripeti dopo di me, Vito. Se dovessi svelare il segreto del nostro modo di vivere... Se dovessi svelare il segreto del nostro modo di vivere,
Possa la mia anima bruciare all'inferno, come questo santino. Possa la mia anima bruciare all'inferno, come questo santino. A me conosco. Signori, vi presento il nostro nuovo amico, Vito Scaletta. Sono molto contento di avere con noi questi due uomini bravi e capaci. E sono felice di averli accolti in presenza dei nostri stimati ospiti, tra cui Don Frank Vinci. E come suggerisce... Vi chiederete perché volessi rischiare ancora dopo quasi 7 anni di galera. Dove sono cresciuto, le persone importanti avevano le palle per prendersi ciò che volevano. Verrai pagato per i tuoi servizi da Eddie. Vuoi aggiungere qualcosa, Frank? Qualunque cosa facciate, signori, state lontani dalla droga. Niente droga. È la nostra politica. Se fanno un sacco di soldi... E dopo anni passati a fare il lavoro sporco di qualcun altro, ero pronto a rischiare per essere finalmente qualcuno. Everybody, let's have some fun. You only live but once, but when you're dead, you're done. So let the good times roll. Let the good times roll. Don't care whether you're young or old, I'll let the good times roll. Don't sit there mumbling and talking trash. If you wanna have a ball, you gotta spend some cash. So let the good times roll. Let the good times roll. Don't care whether you're young or old, I'll let the good times roll. Quindi finalmente è arrivato il giorno. Adesso le cose dovrebbero farsi molto molto più interessanti, credo, in questi ultimi 5 capitoli. E avete visto quella specie di rituale, quella cosa veramente macabra con il santino e c'era la Madonna, è stato punto il dito, insomma avete visto. Veramente raccapricciante, l'avevo detto, la mafia è sempre stata legata alla religione in maniere molto creepy, davvero.